In questo video, esploreremo la saggezza e la spiritualità attraverso 20 potenti frasi di San Giacomo il Minore, uno degli apostoli di Gesù Cristo. San Giacomo il Minore è celebrato per il suo impegno nella diffusione del messaggio cristiano e la sua vita di fede esemplare. Attraverso le sue parole, scopriremo insegnamenti significativi che continuano a ispirare milioni di persone in tutto il mondo. Che significato hanno queste frasi per te? Condividi la tua opinione nei commenti e unisciti alla conversazione spirituale. Non dimenticate di lasciare un like se siete pronti a essere ispirati e iscrivetevi per ulteriori contenuti di saggezza e riflessione. Ma ora lasciamoci guidare dalle parole di San Giacomo. Considerate perfetta Letizia, miei fratelli, quando subite ogni sorta di prove, sapendo che la prova della vostra fede produce la pazienza. E la pazienza completi l'opera sua in voi, perché siate perfetti e integri, senza mancare di nulla. Se qualcuno di voi manca di sapienza, la domandi a Dio, che dona a tutti generosamente e senza rinfacciare, e gli sarà data. Il fratello di umili condizioni si rallegri della sua elevazione, e il ricco della sua umiliazione, perché passerà come fiore d'erba. Si leva il sole col suo ardore e fa seccare l'erba e il suo fiore cade, e la bellezza del suo aspetto svanisce. Così anche il ricco appassirà nelle sue imprese. Beato l'uomo che sopporta la tentazione, perché una volta superata la prova riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a quelli che lo amano. Nessuno, quando è tentato, dica: sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male e non tenta nessuno al male. Se uno ascolta soltanto e non mette in pratica la parola, somiglia a un uomo che osserva il proprio volto in uno specchio. Appena si è osservato, se ne va, e subito dimentica com'era. Se qualcuno pensa di essere religioso, ma non frena la lingua e inganna così il suo cuore, la sua religione è vana. Una religione pura e senza macchia davanti a Dio nostro Padre è questa: soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni, e conservarsi puri da questo mondo. Parlate e agite come persone che devono essere giudicate secondo una legge di libertà, perché il giudizio sarà senza misericordia contro chi non avrà usato misericordia. La misericordia invece ha sempre la meglio nel giudizio. Uno potrebbe dire: tu hai la fede ed io ho le opere, mostrami la tua fede senza le opere, ed io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta. La lingua è un piccolo membro e può vantarsi di grandi cose. Vedete un piccolo fuoco quale grande foresta può incendiare? Anche la lingua è un fuoco, è il mondo dell'iniquità, vive inserita nelle nostre membra e contamina tutto il corpo e incendia il corso della vita, traendo la sua fiamma dalla genna. La sapienza che viene dall'alto è anzitutto pura, poi pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, senza parzialità, senza ipocrisia. Bramate e non riuscite a possedere e uccidete, invidiate e non riuscite ad ottenere, combattete e fate guerra. Non avete perché non chiedete, chiedete e non ottenete perché chiedete male, per spendere per i vostri piaceri. Gente infedele. Sottomettetevi dunque a Dio, resistete al diavolo, ed egli fuggirà da voi. Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. A voi, che dite: oggi o domani andremo nella tal città e vi passeremo un anno e faremo affari e guadagni, mentre non sapete cosa sarà domani. Ma che è mai la vostra vita? Siete come vapore che appare per un istante e poi scompare. Noi chiamiamo beati quelli che hanno sopportato con pazienza. Avete udito parlare della pazienza di Giobbe e conoscete la sorte finale che gli riservò il Signore,
perché il Signore è ricco di misericordia e di compassione. Fratelli miei, non giurate, né per il cielo, né per la terra, né per qualsiasi altra cosa, ma il vostro sì sia sì, e il vostro no no, per non incorrere nella condanna. Se uno di voi si allontana dalla verità e un altro ve lo riconduce, costui sappia che chi riconduce un peccatore dalla sua via di errore, salverà la sua anima dalla morte e coprirà una moltitudine di peccati. Ogni frase, come un tassello di un mosaico spirituale, ci ha portato più vicini al cuore di San Giacomo il Minore. La sua testimonianza è un richiamo senza tempo alla fede, alla speranza e all'amore. La sua dedizione e il suo impegno continuano a illuminare la nostra strada. Che queste lezioni possano brillare nella nostra vita quotidiana. Condividete le vostre riflessioni e impressioni nei commenti, contribuendo così a un dialogo che va al di là del video. Se questo viaggio vi ha ispirato, lasciate un like e iscrivetevi per rimanere aggiornati su futuri contenuti di saggezza e riflessione. A presto!